Ah, ecco i nuovi colori per papà Geppetto. Dammi una mano a sistemarli. A dire il vero, preferirei una mano vera, Pinocchio. Così faremo prima ed è divertente. Guarda qui. Scusa. Colpa mia. C'ero quasi stavolta. Smettila! Così non mi sei d'aiuto. Dai, rilassati, Grillo. Devo solo prendere la mia. Medoro è felice di vederti, visto Grillo? Su, allora, che ne dici? Per tutti i grilli salterini! Smettila! Tu non hai fiducia in me, ma ti dimostrerò che sbagli! Mettimi giù! Contento ora! Guarda cosa hai combinato! Non stai male con quei capelli! Oh, oh, capelli? Ma cosa? No! Oh, lo sapevo! Lo sapevo! Rilassati, ti aiuto io! Non è colpa mia se la supercolla è così supercollosa! Ehi! Fai piano! Sono a casa! E adesso mi gusto un super gelato in totale tranquillità! Anche se avverto ancora quello strano presentimento. Ma no, è soltanto una suggestione. Oh, sembra che il Grillo abbia preso un po' troppo seriamente la parte. Lo so io che cosa ci vuole per te, piccolino. Dei deliziosi broccoli e delle sardine. Sai, hanno tante vitamine A, B, C, K, Y. Ha intenzione di dire tutte le lettere dell'alfabeto? No, sono davvero disgustosi. Aiuto! Sono qui! Sono il Grillo Canterino! Che saltella dalla brace alla padella! Io salto qua e là e dove mi va? E non sto fermo mai, è la verità! Proprio non mi va! Sono un grillo che ama il metal! Ehi, grazie papà Geppetto, penso che possa bastare! In pratica, Grillo è stonato come una campana! Direi che è ancora nuvoloso, con temporale in vista. Grazie tante, Grillo. Oh no, aspettate, posso fare molto meglio di così. Aiuto! Sì, vai così, Grillo. No, è così bello far felice un amico. Ecco la specialità della casa. Ma sono cipolle. Al naturale, senza la buccia, a pezzettini, a fettini, a tocchetti intere e a metà. Oh, da bere abbiamo succo di cipolle. Oh. Sta funzionando perché io non vedo più niente. Beh, non lo so, credo di sì. Perché non sta piangendo? Tutti piangono con le cipolle. Eccomi a fare da esca a un cane. Oh, che brutta fine che ho fatto. Avrei una domanda. Può ancora andare peggio di così? La risposta è sì. Ta-da! Allora che ne dici? Mi sembra una scatola a sorpresa. È la nostra scatola a sorpresa. L'abbiamo rimessa a nuovo da soli. Voi due diventerete più bravi di me. Per caso è anche funzionante? Ci sto chiedendo se funziona. Giochi, giochini, giocattoli. Presto, dobbiamo scappare. Sono solo bambini che giocano. Che cosa potranno mai combinare? Loro sono capaci di distruggere tutto ciò che si trovano davanti. Lo rompiamo, lo smontiamo, lo sfidiamo. Lo rompiamo, lo smontiamo. D'accordo, io sono un insetto, sono al sicuro, no? Per ritrovare la bacchetta dobbiamo tenere quei bambini lontani da qui. Oh, sì, la maestra.
nostra. Lei ha paura degli insetti. Tocca a te, Grillo. Vai laggiù e terrorizzala. Ma io sono un insetto gentile e cortese e non ho mai spaventato nessuno in vita mia. Un grillo! Bambini, tutti in classe! Ma del resto improvvisare mi riesce sempre bene. Andiamo a prenderla! Che ne dici? Torniamo a casa? Sì, credo di averne abbastanza della scuola per oggi. Beh, stavolta racconterò tutto a Geppetto, amici! Un vero eroe non ha bisogno di superpoteri! Un vero eroe ha bisogno solo di un paio di guanti! Un vero eroe... Gol, ragazzi! Grillo, devi parare, non parlare! Ehi, che ne pensi? Non mi trovi fantastico? Potresti essere fantastico un po' più in là, qui stiamo lavorando. Scusa, ma non ti ascolto, Pinocchio. Stasera devo partecipare al torneo di flamenco. Olè! Frida, per favore, digli qualcosa. Ho messo i tappi, così non sento quel frastuono. Il grillo ha l'abbonamento in palestra. Staccherà questa moneta e toglieremo il disturbo. Senza riscaldamento lo sforzo mi fa scappare la pipì. Andiamo via volando. Alla moneta penseremo più tardi. Mi dispiace, ma i cambi d'aria mi smuovono l'intestino. Niente paura, Grillo, adesso ci penso io. Il mio genio ha creato un essere dotato di intelligenza artificiale. Beh, tecnicamente l'ho creato io. Ma il materiale è tutto mio. Io sono il tuo padrone e d'ora in poi mi obbedirai sempre. Grillo, nemico, distruggere. Aiuto! Spegnete subito questo inutile rottame! Amore, aspettami! Devi dire ai tuoi fan di darsi una calmata, grillo parlante. Ma questa è musica! Fa venire voglia di ballare, non trovate? Qualcuno vuole ballare? No. È fantastico! Noi cicale abbiamo un debole per il ritmo. Io non lo sapevo! Non hai mai sentito la storia della formica e della cicala che canta? Beh, la cicala canterina era mia nonna! D'accordo, è ora di fare sul set! Che ritmo! Uno, due, tre! Che ti prende, Grillo? Ho come uno strano presentimento. Adesso sento quel presentimento ancora più forte. Forse sto invecchiando. Frida, il solvente di Geppetto! Ce l'ho! Che strano, mi sembra di aver appena sentito la voce di Frida. Quel presentimento diventa sempre più forte! È troppo!
Ma niente più marachelle, Pinocchio. Promesso? Niente più marachelle, prometto. Guarda tutti gli episodi. Iscriviti al canale.